Federico. Ha amato la Puglia e la Magna Capitanata con amore forte. Ha tanto amato la città di Foggia da farle dono del suo cuore di uomo e di imperatore. Federico, dal cuore grande, facile all'ira, ma grande nella gloria, ha regnato per lungo tempo, 30 anni, con grande valore, saggio di scrittura e di intelletto naturale, universale in tutte le cose, copioso in ogni virtù, largo e cortese in ogni donazione, prode e savio in arme, e fu molto temuto. Egli ha combattuto alcuni comuni dell'Italia cisalpina e contro lo strapotere del Papa, consumando la sua monarchia che rese piena di gloria con la luce del suo genio. Il suo governo ha donato ai popoli la civiltà, dove accanto al principe devono operare gli uomini migliori del mondo, scelti non per merito di nascita o di ricchezza, ma solo per capacità e per rettitudine. Questo è l'insegnamento e il messaggio che Federico Magno lascia a noi. La fama del suo genio presso i posteri vivrà. Sopra il suo epitaffio farò scrivere: se la probità, l'ingegno, la grazia di ogni pregio, la magnificenza, la nobiltà della stirpe possono resistere alla morte, morto non è Federico, che in questo luogo giace.